Potenti preghiere di liberazione del tempo stabilito con Gesù. Prima ora, ora di condanna. Qualsiasi ora tra le 6 e le 9, condanna i tuoi problemi, preoccupazioni e angosce. Era più o meno in quest'ora, Gesù fu condannato a morte da coloro che mentirono contro di lui e lo condannarono a morte. Marco 15:1-2. Ora ricorda, per il tuo bene, che Gesù ha preso tutte le nostre condanne, accuse, attacchi, malattie, pesi e problemi su di sé, in modo che tu sia libero. Matteo 8:17, Isaia 53:4. Preghiera. Ora pregate i Salmi 120, 121, 122 e presta attenzione al Salmo 120:3. In quanto solleva una domanda: come vuoi che Dio guarisca i tuoi pesi, risolva il tuo problema, le menzogne? Ditelo ad alta voce e condannatelo dal vostro cuore. Dite che volete essere liberati, non più schiavi di questo peso. Salmo 120. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode come carboni di ginepro. Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il suo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo 122. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.